agli umili, una vita dedicata a Dio e agli uomini. Sei il buon pastore che abbandona il gregge per rincorrere la pecora smarrita. Mite e fraterno con la tua gente, ma sotto quella veste quanta dignità e coraggio. Presto ha imparato a convivere coi veri, portare questa croce è il destino dei profeti. Tu degli ultimi sei stato il primo, dei più deboli il vero aiuto hai cercato. Poveri lontani che ogni giorno ci rivelano il Cristo. Tu che hai riscattato chi ha tradito per denari, sempre un passo avanti a noi Don Primo Mazzolari. Tu degli ultimi sei stato il primo, che riscalda, la parola che sostiene. Per questo dacci la tua forza e il coraggio di essere cristiani. Primo dei più deboli, il vero aiuto. Grazie, Don Primo. Eccellenza, reverendissimo, a lei oggi al comando della conferenza episcopale, con le intuizioni, le preoccupazioni e le speranze di un momento così delicato per il Paese, e ai nostri presuli Antonio, che ritorna dopo una gradita visita a Lampo prima della consacrazione, e Dante, che ci ha accompagnato in un percorso intenso di vita e di spiritualità, il grato saluto della città di Roma. La celebrazione di Don Primo nella sua chiesa di San Pietro avviene in un contesto di gioia per la commovente e impegnativa apertura a giubilare alla misericordia, a Bozzolo vissuta in tante occasioni come percorso di accoglienza dalle centinaia di poveri presenti ora come allora e assistiti dalla parrocchia,
ai 500 sfollati di Cassino nella Seconda Guerra Mondiale, per venire ai giorni nostri con il fenomeno migratorio da noi accompagnato alla perdita della quasi totalità delle imprese industriali, non ultimi i pesanti timori per le attività di riparazione ferroviaria con ipotesi di 40 licenziamenti. In questo contesto si staglia nella modernità delle intuizioni e nella pratica concreta della carità la figura del prete di Bozzolo tanto cara a Papa Francesco nel colloquio che ha incardinato il Vescovo Antonio fino al riferimento meditato di una stazione della recente Via Crucis al Colosseo. Le testimonianze legate alla salvaguardia della componente ebraica, documentate da Rai Storia, confermano nel passaggio buio della nostra storia una collaborazione a 360 gradi tra il momento religioso, civile e della sicurezza pubblica nel segno della misericordia. Misericordia che si sprigiona nelle mille occasioni di attenzione che il mondo cattolico presta a questa comunità, dalle non dimenticate ancelle della carità che hanno operato nell'ospedale civile, alla quest'anno secolare presenza delle madri di Maria Bambina impegnate nell'assistenza educativa all'Istituto San Giuseppe, alle sorelle della Congregazione delle Piccole Suore della Sacra Famiglia presenti alla Domus Pasutelli, in sinergia con la Fondazione Immacolata Concezione, nel delicato settore della terza età, al Centro di Spiritualità della Piccola Betania, alla presenza vivificante della Fondazione Mazzolari, faro valoriale di pensiero e di cultura, per giungere all'azione della parrocchia nell'orientare e coordinare un mondo associativo laico ricco di presenze, militanze e proposte. Da questo tessuto operoso la consapevolezza che il seme lasciato da Don Primo è stato fecondo, qui e nel paese, come dimostra la stessa crescente attenzione del mondo artistico, dalla letteratura alla musica, al teatro, alla pittura e alle arti figurative. Eccellenza Reverendissima, voglio esprimere la gioia dei bozzolesi unita al ringraziamento per questa visita che vivifica la grande apertura che cogliamo in tante circostanze. Non solo la componente cattolico-democratica, ma l'intera società civile anela ad una svolta ed è aperta alla speranza di un segno significativo nel percorso. La sua presenza è per noi sprone a fare di più e meglio nel nome di Don Primo ed accompagnare il percorso di crescita di quel personalismo comunitario che va riportato al centro dell'azione per Bozzolo e per l'Italia. Grazie, Eccellenza. Questo non mi ritengo di aver già conosciuto la
parrocchia di Bolzano, che sarà certamente uno dei luoghi nei quali verrò ad attingere alla sorgente la grazia del mio episcopato. Grazie, preghiamo con lei. Per celebrare degnamente, lasciate che vi dica innanzitutto con quali sentimenti ho accolto l'invito a venire qui a Bolzano, con quali sentimenti ho accettato di fare questo grande pellegrinaggio verso i luoghi e nel nome di un prete che, seppure a distanza, ha avuto una sensibile influenza sulla mia vita di uomo, di credente e di prete. Per cui questa Eucaristia, questo rendimento di lode e di grazie alla Trinità Santa, io la vivo con voi proprio in questo senso e per questo motivo, gratitudine per avere la parola, l'esempio di questo parroco d'Italia, di questo sacerdote, e con questo sentimento anche di cuore mi metto davanti alla parola di Dio che è stata proclamata. Celebriamo questo anniversario del Pontefice primo proprio per domenica del buon pastore, domenica con lui è morto. E la parola di Dio in questo periodo, in questo tempo di Pasqua particolarmente, sembra proprio che voglia aiutarci a rafforzare domenica dopo domenica la consapevolezza della nostra identità di credenti in Cristo. Quell'obiettivo fondamentale che Don Primo ha avuto nella sua predicazione, nelle sue missioni, nella sua azione pastorale, dare consistenza all'essere credente in Cristo, essere gente che nel nome di Cristo sa cosa sta scegliendo, sa per chi sta vivendo, sa perché si sta spendendo. E la sorgente della nostra identità, ce l'ha detto nel Vangelo di oggi, la sorgente della nostra identità sta proprio nel rapporto, nella relazione tra il pastore e il suo gregge, tra il pastore e ciascuna delle pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, esse mi seguono. Ecco la necessità di tenere vivo il nostro rapporto con Gesù nei termini descritti oggi da Giovanni, si rende tanto più necessario quanto più cresce il proliferare nei nostri giorni, in questo periodo ancora più che nel tempo di Don Primo, questo tenerci stretto a Cristo, questo lasciarci guidare veramente da Lui, si rende tanto più necessario quando più ripeto cresce proliferare di leader e liberini, di guru e visionari interessati, di faccendieri, di replicanti senza scrupolo. Un proliferare che fa spesso perdere di vista, anche a nostro tempo, ci fa perdere di vista ciò che realmente è al di là delle autopromozioni fa di noi gente veramente di Pasqua, fa di noi dei uomini e delle donne che con la loro vita, con la loro fragilità anche, con la loro parola dicono di tenerci veramente a Cristo, dicono di essere davvero legati profondamente a Lui. Non è certo questo proposito un bello spettacolo, quello che tante volte in nome di questa o quella giustificata sensibilità che diciamo carisma. Non è vero, vedere che siamo costretti
livello di tutte le comunità. Bene, la liturgia della giornata di oggi tutta, e io l'ho letta tenendo sullo sfondo proprio l'esempio e le tue parole particolari non primo, la liturgia di oggi può rappresentare una provvidenziale occasione per una riflessione serena sul nostro modo di essere chiesa oggi, guidati dalla parola di Dio prima di tutto, guidati dall'esempio e dalle parole anche di Papa Francesco. E la prima cosa che emerge, mettendo in continuità il Vangelo di oggi, mettendo in continuità la parola e l'esempio di Don Primo, mettendo insieme quello che Papa Francesco con tanta insistenza, direi con una affettuosa ossessione, ci ripete, e quella prima cosa che emerge è che come cristiani dobbiamo vivere e sentirci parte di una Chiesa che è più grande del nostro gruppo, e che il nostro essere Chiesa necessita di un respiro più ampio di quello al quale ci abituano certe proposte in circolazione anche nei nostri ambienti. Non devo dirvi io quanto da questo punto di vista ha da insegnarci, ha ancora da insegnarci dopo. Per la liturgia della parola di oggi, la Chiesa e la comunità in quanti accettano Gesù come figlio di Dio, sì, ma lo fanno non accogliendo una formula, bensì stabilendo con lui una relazione, un rapporto, una relazione segnata dallo stesso rapporto che lega il pastore alle pecore. Il pastore infatti parla, conosce, dalla vita eterna, custodisce. Allora io sono credente quando sperimento e so che il pastore, che Gesù, mi tiene in conto cercando, rivolgendomi alla sua parola, conoscendo cosa mi porta dentro il cuore, in termini di progetti realizzati a molto spesso purtroppo di speranze deluse. E a proposito di questo rapporto, di questa relazione personale tra il pastore e le pecore, riferito a Gesù, ma riferito anche a chi in mezzo a noi, riferisco a me, ai confratelli vescovi, ai sacerdoti, tutto questo, guardate, è importante, è riferito a Gesù, è riferito anche a ciascuno di noi. A proposito di questo, il primo ha una pagina bellissima, anche se si tratta di un'osservazione amara, quando dice non conoscevo più le nostre pecore, non sapevo più chiamarle per nome, una per una. Crediamo che possa passare in generico, mentre c'è un bisogno di essere capiti come siamo e di essere portati a spalla sull'esempio del buon pastore. Ne viene in conseguenza, lo segue Don Primo, che se non andiamo a cercare dove sono, se non li comprendiamo come sono, se non li amiamo come sono, qualcuno lo potremo anche trapiantare nell'orto del presbiterio, ma la massa resterà fuori, anche quando un richiamo spettacolare ce la porterà in processione o in chiesa. Serve per Dio parlare, evocare qui quando Papa Francesco va dicendo di continuo, sintetizzando nel titolo dato all'ottavo capitolo della esortazione post-sinodale Amoris Laetitia, quando lui sintetizza questo pensiero forte di Don Primo, ma che poi è l'Evangelio questo, con quel titolo, accompagnare, discernere, integrare la fragilità. Ecco, il pastore è colui il quale fa tutto questo, cerca, accompagna, integra e discerne, conosce, come dice Don Primo, uno per uno, non in genere.
dà tutto questo la possibilità di insistere anche e di riportare alla mente quello che anche ieri ha voluto fare Papa Francesco andando all'estero. Il suo viaggio, un viaggio per alcuni politicamente scorretto, ha voluto richiamare l'attenzione su volte e storie precise, su volte e storie concrete. Bene, quando si realizza questo rapporto profondo tra il pastore e noi, tra noi e Gesù, anche quando lui ci trova, ripeto, con la delusione del cuore, è in grado di darci la vita eterna, è in grado di darci la possibilità di vivere una vita autentica, ci porge alla sua mano. Perché noi, io tenendola e tenendola stretta, posso attraversare i sentieri interni e percorrere strade talvolta rischiose, ma belle. Commentando il brano, l'intero brano che oggi noi abbiamo ascoltato, un giorno un primo parlando a Roma disse: non c'è più una maniera, secondo il Vangelo, per essere un buon pastore. Ed è questa, dare la vita per le proprie pecore. Il buon pastore, come un primo, non può accontentarsi di dare qualche soldo di elemosina, un po' di roba, un po' di tempo, ma devi dare la vita. Non può accontentarsi di dare qualche frolla superflua, pochi o molti frutti della sua pianta, ma deve dare tutta la pianta della sua vita. Non gli appartiene più. Fronte o frutti di faccia non sono più suoi. Fra i suoi rami vengono ad annidarsi tutte le gioie e tutte le sofferenze del suo popolo, ma specialmente quelle dei poveri, dei deboli, e le sofferenze sono più numerose delle gioie. Questa, conclude con primo, questa è la volontà che distingue il pastore vero dal mercenario. Bontà che costa. Bontà che non lascia mangiare in pace quando c'è qualcuno vicino a noi, il nostro popolo, che non ha quello che è il diritto di avere come uomo, come fratello e il nostro fratello in Cristo. Bontà che non rende, bontà di cui non si può aspettare nessuna ricompensa sul piano terrestre, neppure la ricompensa di un richiamo affettuoso di riconoscenza e di gratitudine. Ed è sempre la pagina intera, il racconto intero di Giovanni, che nella seconda parte del Vangelo ci dice anche in più maniera: bisogna rispondere al Signore che ci parla, ci conosce, ci incontra. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Attraverso questi verbi Giovanni ci indica in maniera chiara come noi dobbiamo corrispondere agli atteggiamenti teneri e pastorali di Gesù. Ascoltare e riconoscere la sua voce implica intimità con lui, un'intimità tale da suscitare il desiderio di seguirlo, uscendo dal labirinto del non senso e abbandonando gli atteggiamenti servili per incamminarci in maniera coraggiosa per strade nuove, quelle indicate da Gesù. Se non vivremo il nostro rapporto con Cristo, coniugando i verbi della intimità che segnano il rapporto del pastore e del pecore, difficilmente le nostre comunità, difficilmente questa nostra Chiesa potrà sentire e far sentire la voce che chiama alla sequela di Dio, che, come sintetizza lo slogan nel quale ci rende a nostra volta ricchi di grazie. Quando nelle nostre comunità manca il desiderio di vivere così il nostro rapporto con Gesù, forte, intimo, è inevitabile che si facciano strada altri uomini di me,
Padre misericordioso, tu hai chiamato Don Primo Mazzolari ad esprimere nel suo ministero di parroco una particolare sollecitudine per i lontani e i poveri. Discepolo appassionato della parola, fu predicatore instancabile del Vangelo, costruttore di pace, apostolo inquieto della giustizia. Egli ci ha mostrato in Gesù Cristo, nato fuori casa e morto fuori città, di crocevia, il punto d'incontro tra te e l'umanità. Nessuno